Nicoletta Manni, Roberto Bolle. Molto piacere. Grazie Carlo. Roberto. Grazie. Eccoli qua. Ci mettiamo. Aspetta che, guarda, ho dei fiori anche. Guarda che bello. Vai. Ecco. Meno male. Guarda, vedi come, wow. Come quelli veri. Buon Natale, Nicoletta. Intanto grazie. Nicoletta, ma tu sarai nel programma con Roberto. Questo tango lo vedremo in danza, sì, con me. Lo vedremo. Sarò nel programma con Roberto sia nel tango che in un altro pezzo con Cesare Cremonini, a sorpresa. Yes. Senti, ci dici chi sono gli ospiti, chi saranno gli ospiti? Intanto ci portate due sgabelli intanto, ecco, grazie. Grandissimi, grandissimi ospiti. Abbiamo appunto Cesare Cremonini, come ha detto Nicoletta. Abbiamo Piff, che sarà il narratore della serata. Grandissimi attori, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Valeria Solarino. E poi Mastro Andrea, Favino, Papaleo, Rubini, veramente un cast straordinario, veramente bello, bello, bello. Senti, a proposito di Fabio De Luigi, abbiamo delle immagini di Fabio De Luigi? Devo dire, mi ha stupito, non so se tu l'hai visto, tu l'hai visto sicuro. Sì, sì, guardiamo un attimo le immagini di Fabio De Luigi, vorrei che tu le commentassi, perché raramente ho visto ballare così a parte me, però io ne sono consapevole. Ecco, guardiamole un po', le abbiamo? Vediamo un po' che immagini. No, ma devi commentare. Sono immagini rubate. Ah, ecco, immagini di backstage. Sì, ecco. Si è messo in gioco, si è messo in gioco a ballare anche Fabio, quindi ha provato quello che facevo io, le prese, i lift, le pirouette, pensando di essere in grado, invece no, è stato molto molto divertente. Fabio è un grandissimo. Ecco, guarda, però migliorerà, non può, vedrete Fabio, non che... può anche migliorare. No, guarda, abbiamo un cast anche quest'anno veramente di attori che si sono messi in gioco, appunto poi Cesare Cremonini, tanti personaggi amatissimi dal pubblico che si mettono in gioco, vengono in trasmissione,
molti di loro ballano anche, ovviamente, ed è molto divertente perché in una serata come questa, con tanta danza, tanta bellezza, tanta poesia, c'è anche molto divertimento e molta ironia. È un po' il contrappunto tra tutti i passi a due e gli assoli. Io prima di salutare Nicoletta volevo chiederti una cosa, se posso. Ma è davvero così speciale ballare con Roberto? E perché? Sì. Non può dire di no. Non potrei mai, anche perché è davvero così. È speciale perché innanzitutto è un artista umile, sa ascoltare, dare consigli, aiutare, essere sempre a disposizione ed essere il ballerino meraviglioso che è. Grazie mille. Grazie infinito. Grazie davvero. Grazie.